Ancora un pareggio, il quinto consecutivo per il Manfredonia, che pareggia nel derby di Apricena contro il San Severo per 2-2. Gara che si mette subito pericolosamente in salita per i Sipontini e per le sorti anche di mister Barattu. Al 28esimo un tiro dalla distanza di Cameni sorprende Bagnara ed è l'1-0 per i padroni di casa. 35esimo minuto, raddoppio dei padroni di casa con Formoso su calcio di rigore procurato dallo stesso numero 9 giallo granata dopo un contatto con Russo. Mister Barattu a quel punto cambia un po' di cose in campo, fuori Martino, Amendola e Mannarini e dentro Cicerelli, Vatiero e Caruso. E le cose per il Manfredonia cambiano letteralmente, infatti al 54esimo accorcia le distanze Pozziello con un tapin dopo una corta respinta dell'ex Longobardi. 60esimo minuto, il Manfredonia pareggia con un calcio di rigore di Trotta dopo un fallo subito da Joff. Trotta ancora in gol dopo la doppietta di domenica scorsa, trasforma il calcio di rigore. All'82esimo ancora pericoloso il Manfredonia, tiro di Caruso respinge il portiere di casa Longobardi e dopo 4 minuti di recupero termina la gara, quinto pareggio consecutivo per i Sipontini che salgono ancora in classifica e giungono a quota 5 e domenica prossima il Manfredonia ospiterà il Gravina. Benito Cicerelli, è appena terminato l'incontro tra San Severo e Manfredonia sul pareggio 2-2, c'è rammarico per questo pareggio? Ma rammarico non credo, perché comunque il primo tempo eravamo sotto di 2 reti, siamo stati bravi a svoltare nel secondo tempo e a raggiungere il pari, io direi meritato, e rammarico credo di no, ci prendiamo questo punto consapevoli che potevamo fare meglio il primo tempo, potevamo approcciare meglio. Quindi diciamo si poteva anche nel secondo tempo raggiungere la vittoria, con un po' di fortuna in più? Ma sì, assolutamente, perché comunque la squadra era ben messa in campo, eravamo alti, eravamo aggressivi, cosa che il primo tempo non abbiamo assolutamente fatto. Quindi, però ripeto, non c'è rammarico, anzi ci prendiamo a questo punto che direi che è più che meritato. L'ingresso in campo tuo ha dato maggiore vivacità alla manovra offensiva? Ah sì, alla fine direi anche gli altri, cioè il secondo tempo abbiamo giocato tutti bene perché c'era voglia dopo aver fatto un brutto primo tempo. Io sono entrato con la testa giusta, ho fatto il mio e sono contento che ho fatto una buona prestazione. Credo che tutta la squadra sia dalla parte di mister Barattu. Sì, sì, assolutamente. Non potrebbe essere il contrario, insomma. Domenica affrontate il Gravina, con quale spirito? Ah, lo spirito che dovrebbe arrivare la prima vittoria. Vorremmo che arrivi la prima vittoria, tra mille problemi, li sappiamo tutti, però alla fine questa squadra c'ha cuore, abbiamo testa, abbiamo cuore, ce la meritiamo, una bella vittoria. Benissimo, in bocca al lupo per domenica. Crepi. Ora mister, c'è rammarico per questo pareggio. Eh sì, un po' come domenica scorsa, perché penso che l'abbiamo vista un po' tutti, che se c'era una squadra magari che meritasse la vittoria era la nostra, però dobbiamo anche dire che abbiamo avuto il solito nostro blackout come domenica scorsa e subire 2 gol in pochi minuti dopo che stavamo conducendo la partita nei primi 20 minuti, però c'è anche un avversario, complimenti al loro giocatore che ha fatto un euro gol da 30 metri, bellissimo. Quindi poi alla fine bisogna sempre accettare il verdetto del campo, perché è pur vero che meritassimo qualcosa in più, ma è anche vero che stavamo sotto di 2 gol, quindi fare un pareggio in condizioni simili non era facile. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo e nel secondo tempo penso che veramente ci sia stata soltanto una squadra in campo, tranne qualche loro ripartenza, poi penso che veramente abbiamo visto un grande Manfredonia. Eh sì, diciamo è un primo tempo nel quale il San Severo con un centrocampo a 5 ci ha fatto soffrire un po', diciamo, probabilmente c'aveva l'uomo in più a centrocampo, poi abbiamo preso un po' le misure e quindi siamo riusciti a contenerli bene e quindi sostanzialmente questo risultato ci lascia un po' di rammarico in effetti. Sì, però bisogna sempre accettarlo perché è sempre un punto fuori casa contro una diretta concorrente, quindi ce lo prendiamo.
adesso dobbiamo recuperare soltanto forza, energie, perché dobbiamo pensare già alla prossima gara e quindi le fatiche si fanno sentire. Anche oggi ho variato un po' di giocatori per avere gente, soprattutto come abbiamo visto nel secondo tempo, che ha avuto una marcia in più, e quindi grande merito ancora a questi ragazzi che vanno, per me allenatore, solo elogiati, e ne sono veramente fiero, perché veramente adesso abbiamo una squadra, abbiamo un cuore, abbiamo un gruppo, veramente manca poco per fare ancora meglio. L'ingresso di Vatiero, l'ingresso di Ciccerelli ha spostato poi Gioff, diciamo, esterno, ha dato maggiore vivacità alla manovra offensiva. Ma sì, un po' in generale è cresciuta la squadra, i cambi hanno dato quello che dovevano, come è giusto che sia, perché un allenatore quando fa dei cambi è perché giustamente deve cambiare qualcosa. Abbiamo messo forze fresche dentro, hanno fatto quello che dovevamo e quindi bravi tutti. Mister, cosa è successo a Martino? Martino ha preso una brutta botta, ancora in stato un po' confusionario, quindi non so adesso se si presterà a fare degli accertamenti, perché ancora ha giramenti di testa, quindi speriamo bene, penso che non ci sia nulla di grave, e quindi attendiamo, anche se è inconscio, quindi sta bene. Domenica affrontiamo il Gravina in casa, che peraltro ha perso in casa contro il Taranto. Che partita si aspetta, mister? Ma una partita tosta, dura, perché Gravina è tra le prime 3-4 squadre del campionato, però affronterà un Manfredonia tonico, tosto, deciso, grintoso, voglioso di fare ancora punti, quindi sarà una partita difficilissima sulla carta, non dico quasi proibita per noi, perché le partite vanno sempre affrontate, però restiamo fiduciosi anche per quando visto nelle ultime partite. E speriamo, mister, che arrivi la prima vittoria casalinga, credo che sia arrivato il momento, no? La stiamo attendendo, ma sia in casa che fuori è la stessa cosa. Avremmo magari ottenuta oggi, ce la prendevamo alla grande, perché o fuori o dentro è la stessa cosa, la mentalità è sempre quella, bisogna fare il risultato, quindi evitare di fare e di commettere ancora questi piccoli errori, però è una squadra talmente giovane, la mia, che fa parte di questo processo di crescita. Ci sono novità per quanto concerne l'assetto societario dopo la dimissione del presidente Sdanga, perché lei ne sappia? No, io mi interessa solo il campo, sono un uomo di campo, quindi l'allenatore deve fare tutto in campo, poi queste cose riguardano altre persone e di mia competenza non lo è, l'ho sempre fatto, quindi anche quando ho allenato ad altre parti metto tutto il mio lavoro a disposizione, la mia professionalità, ma solo quello che mi viene concesso, quello che mi è a disposizione, quindi cerco di trarre il massimo dai miei giocatori, che sono veramente fenomenali.